sua figlia non mi avrebbe lasciato passare con Emma. La incontrai in un rio di lacrime e Dio con tante buone parole la persuasi che si saremmo sempre accasati, poiché io ero libero della mia volontà e che io non tenevo ambizioni antiche. E così si pacificò. Soldati. Racconta Luigi Porzi che una sera la moglie gli disse: sai, Gigi mio, dicono che due persone che si amano tanto come noi non possono vivere. Uno dei due deve morire e quella che muore sono io. Thank you.
qualche mese dopo il suo presentimento sugli spalti del genico. Dopo come tre quarti d'ora di questo fuoco, mentre Colomba mi porgeva le sacce e gli altri oggetti per riparare dalla breccia, viene una palla di cannone del calibro di 36 e la colpisce al fianco destro, con grave frattura di bacino e del femore. Per 30 minuti rimane senza una goccia di sangue e muore fra le mie braccia, gridando «Viva l'Italia!».